Prendiamo posto? Ci siamo? Allora, buonasera, apriamo la seduta, sono le ore 14:40. Prima di nominare gli scrutatori odierni, passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, presente. Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, allora abbiamo 18 presenti e 5 assenti giustificati, Gunnella, Zitoli, Principato, Giuliano e Gugliotta. Allora procediamo con la nomina dei scrutatori, Ariano, che mettiamo? Lazzari, Toti. Ok, allora procediamo con... Allora... Passiamo alla lettura dell'ordine dei lavori. Al primo punto abbiamo proposta di deliberazione d'iniziativa dei consiglieri Guido, Giannone, Tripputi, De Chiara, Candigliota, La Zazzera, Labiso, Ariano, Zitoli e Principato, avente ad oggetto modifiche e aggiornamenti all'albo delle associazioni culturali del municipio Roma VII e le procedure ad esso correlate. Ah, ok. Allora vi anticipo che ci sono 3 emendamenti a firma dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Allora il relatore. Sì. Vabbè. Quale? Ok. Scusa, posso prendere e ti facciamo fare? Sì, come no? Certo. Uno, due, tre. Grazie. Sì. Grazie Presidente. Prego, consigliere. Sì. Volevo chiedere, siccome i 3 emendamenti scaturiscono da le osservazioni che sono state accompagnate alla... sono state fatte in sede di espressione di parere nella Commissione Quinta, volevo chiedere, e sono chiaramente strettamente collegate alla... all'atto quindi che ora andremo a presentare, volevo chiedere se era possibile presentare insieme all'atto stesso i 3 emendamenti. L'Aula è d'accordo? Sì. Sì, stanno facendo le copie. È d'accordo l'Aula? Va bene. Allora aspettiamo un attimino le copie. Sì, ok, va bene. Okay.
Per noi comunque, cioè Presidente, se posso, cioè, naturalmente sì, anche perché abbiamo, è una tempistica di consiglio oggi, essendoci un'altra commissione certo, alle abbiamo ore 16, i tempi ridotti. Quindi se si può accorciare, grazie. Perfetto. Presidente, Presidente, se vuole... Vuole intanto iniziare la discussione, poi a noi quando arrivano ci date 5 minuti per leggerli. Va bene, d'accordo, allora iniziamo. Va bene, allora inizio la presentazione dell'atto, poi okay. Magari faccio le precisazioni sugli emendamenti. Allora, la proposta di deliberazione che adesso oggi presentiamo è relativa, diciamo, scaturisce da un'esigenza pratica. Esiste già un albo unico delle associazioni culturali del municipio VII, un albo che è stato creato per confluenza dei due albi delle associazioni culturali già esistenti negli ex municipi IX e X. Quindi, diciamo, con avviso pubblico è stato del 13 gennaio. È stato chiesto alle associazioni di confluire in questo nuovo album e in questo nuovo albo, chiedo scusa, ed è stato chiaramente anche, sono state confermate la presenza delle associazioni già iscritte agli albi precedenti in questo nuovo albo unico. Sostanzialmente questa proposta di deliberazione ha come obiettivo quello di rendere questo album effettivamente utilizzabile in senso, nel senso della sua aggiornamento e quindi per renderlo appunto sempre attuale ed efficiente, come abbiamo scritto nel considerato. E passando subito alla parte deliberativa, noi come primo punto della delibera noi chiediamo di rinominare questo albo delle associazioni in registro. Perché questa diciamo richiesta, che sembrerebbe diciamo di solamente così di nome, in realtà serve per fugare qualsiasi diciamo dubbio sulla natura e sulla funzione che quest'albo deve rappresentare, rappresenta, e cioè quella di non di essere un'elencazione di quelle che sono le associazioni che operano sul nostro territorio e non già un albo professionale o come ne esistono tanti o da cui attingere nominativi per eventuali affidamenti o altre o bandi o gare. Quindi non ha nulla a che fare con questo tipo di utilizzo, ma è semplicemente una raccolta e vedremo poi organizzata di quelle che sono le associazioni che operano diciamo, all'interno del tessuto sociale del nostro municipio e che quindi possono in qualche modo essere sollecitate nel caso di attività da farsi in partnership con il municipio stesso. E sostanzialmente è un modo anche, come vedremo poi, un modo anche perché le associazioni riescano a fare rete tra di loro conoscendosi e in qualche modo promuovere quello che è lo scambio di esperienze tra le associazioni stesse. Rapidamente vado alla lettura della sintetica dei punti. Quindi noi, oltre a richiedere che questo albo cambi il suo nome in registro, ricordiamo che nell'ex nono abbiamo l'elenco, giusto, non c'era l'anagrafe, non c'era l'albo, ma c'era un'anagrafe delle associazioni culturali. Questo proprio per manteneva il senso che noi vogliamo dare, che noi diamo a questo albo. Quindi il secondo punto del deliberato, noi chiediamo che l'iscrizione a questo registro sia consentito, sia allargato anche alle associazioni che di fatto operano sul nostro territorio. Quindi questo è un modo per catturare in qualche modo, per prendere quelle che sono
conoscenza di quelle che sono le realtà che comunque sia, anche se non residenti, no, come sede sociale nel nostro municipio, che però di fatto vi operano, e di consentire quindi di, vabbè, l'iscrizione anche attraverso via PEC, quindi non solo, quindi utilizzando quelle che sono le strumentazioni diciamo all'avanguardia, e di organizzare questo registro per macro categorie. Cosa significa? In qualche modo noi vorremmo anche che questo albo fosse in qualche modo utilizzabile in modo settoriale, quindi noi pensiamo che a fianco ad ogni al nominativo, alla denominazione, quindi alla ragione sociale, alla sede, ai contatti, vi sia anche l'ambito principale di in cui l'associazione culturale opera. Questo per facilitare appunto la conoscenza della tipologia preminente di attività svolta dall'associazione, e favorire anche una selezione eventualmente mirata di quelle associazioni che meglio diciamo che in qualche modo possano essere così vicine a quelle che sono le attività che di volta in volta vengono organizzate. Altra cosa importante è l'aggiornamento periodico di questo albo. Al momento, sentiti gli uffici che abbiamo audito in una commissione durante la quale abbiamo espresso il parere, ci dicono che informalmente, diciamo, questo aggiornamento si fa. Noi vorremmo che sia l'aspetto di aggiornamento dei dati sia fatto in modo sistematico, e che avvenga come atto, diciamo, dalle associazioni stesse, e in ultima analisi che sia comunque l'ufficio a farsi promotore dell'aggiornamento dell'albo, in modo che in ogni istante si possa essere certi che le associazioni iscritte all'albo siano effettivamente operanti, e quindi l'albo sia effettivamente utilizzabile per gli scopi. Un'altra cosa importante che riteniamo essere importante è la promozione, e quindi la visualizzazione di quest'albo, e quindi la possibilità di che i cittadini vi accedano in modo agevole, e non solo all'albo, ma anche a tutte le procedure per eventualmente iscriversi, quindi alle stesse associazioni che vogliano in qualche modo aderire nel tempo all'albo. E quindi per questo noi chiediamo che l'albo e tutta la documentazione necessaria per potervi iscrivere sia resa pubblica, di fatto già lo è, ma non in zone di nicchia del sito, ma in una sezione ad essa dedicata che sia ben visibile. Questo proprio per una maggiore visibilità sia dell'albo sia della possibilità di iscriversi in qualsiasi momento. Dunque, per quanto riguarda, non so se avete ricevuto gli emendamenti, posso passare alla loro descrizione. Auditi gli uffici in commissione, ci sono state, diciamo, rappresentate alcune variazioni suggerite al testo della delibera così come l'avevamo presentato, che i commissari della Commissione Quinta hanno approvato come osservazioni in seduta di commissione, e che io mi sono diciamo premurato di raccogliere e di rappresentare qui come emendamento. L'emendamento soppressivo è della parola tutti, qui al penultimo punto. Il penultimo punto, che è anch'esso molto importante, in quanto istituisce un'assemblea delle associazioni culturali iscritte al registro. Questa assemblea ha come finalità quella di creare un luogo, non solo virtuale come può essere un albo, ma fisico, di incontro delle associazioni. Ecco, nel penultimo punto avevamo scritto appunto che l'assemblea doveva vedere la partecipazione di tutti i rappresentanti legali. Ci hanno fatto notare che forse il tutti era un po' troppo velleitario.
E quindi questo è il primo emendamento soppressivo. L'altro emendamento è quello di inserire, dunque lo leggo, dopo il penultimo punto, quindi quasi in fondo, inserire questo testo, questo ulteriore punto, che recita: l'inserimento di eventuali nuove associazioni nel registro avverrà con cadenza trimestrale, anche in coerenza con la periodicità delle sedute dell'Assemblea delle associazioni culturali. Questo sostanzialmente specifica che l'albo, diciamo così, si muove ogni 4 mesi, in cui, nel senso che vede apportare modifiche in concomitanza con quelle che sono le assemblee, per cui ogni 4 mesi essenzialmente ogni 3 mesi l'albo viene aggiornato con le richieste che eventualmente dovessero arrivare, e ci sembra una cosa buona per mantenere sempre, come diciamo, efficiente questo registro. E l'altro emendamento sempre aggiuntivo è dopo il quarto punto. Allora, recita così: le associazioni iscritte al registro e quelle che si iscriveranno dovranno indicare attraverso un breve testo descrittivo le proprie attività, evidenziando quale prevalenti al fine di una migliore comprensione delle attività svolte dall'associazione. Tale descrizione sarà resa pubblica nel registro. Quindi vorremmo che questo registro, oltre a registrare dati così anagrafici delle associazioni che operano nel nostro territorio, in qualche modo possa anche descriverne la tipologia delle attività svolte. Ovviamente un'associazione potrà svolgere anche diverse tipologie di attività, ma comunque ne avrà sicuramente una prevalente. Ecco, questa deve essere indicata nella domanda di iscrizione e questa sarà inserita e pubblicata sull'albo, in modo da rendere questo albo un po' più ricco, questo registro, scusate, un po' più ricco di informazioni e crediamo più efficace e più utilizzabile. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono interventi? Prego consigliere. Sì, no, avevamo chiesto 5 secondi perché sentire lui leggere gli emendamenti che sono stati fatti era un po' complesso farlo tutto insieme. Comunque non c'è chiara, cioè perlomeno a Fratelli d'Italia non risulta chiara un emendamento, nel senso che nell'emendamento aggiuntivo c'è scritto: l'inserimento di eventuali nuove associazioni nel registro avverrà con cadenza trimestrale, anche in coerenza con la periodicità delle sedute dell'Assemblea delle associazioni culturali, quello che ci è stato consegnato adesso. Però mi risulta ci sia l'emendamento soppressivo che prevede di sopprimere l'Assemblea delle associazioni culturali. Ci siamo sbagliati nel leggere? Allora se ci spiegate un attimino, cioè nel senso io leggo emendamento soppressivo e si sopprime, quindi non ci sarà più l'istituzione di un'assemblea tutti, ok, ecco, ok, quindi resta tutto, semplicemente tutti, era semplicemente una formalità, ok. Altri interventi? Aspettiamo un attimo. Prego. Questo non riesco a capirlo perché se no, cioè, se ci potete dare 5 secondi un attimino per valutare un attimo gli emendamenti, ma 5 minuti in cui non abbiamo bisogno di discuterli con loro, ma solamente con il gruppo, visto che li abbiamo visti adesso. 5 secondi. D'accordo. In aula, grazie. Sospendo la seduta per 5 minuti. Allora, ci sono altri interventi da fare? Allora, solo per chiarezza, sì. Mi faceva notare anche il consigliere Carlone che nel momento in cui si sopprime la parola tutti, bisogna anche eliminare le parole di tutti i,
e sostituirlo con dei, altrimenti si leggerebbe oltre che di i rappresentanti legali, in italiano non fila. E... troppo pezzi. No, vabbè, perché... E il secondo punto invece è un tema un po' più politico, nel senso che si è verificata la stessa discussione in seno alla Commissione Sport, perché l'apertura del registro a tutte le associazioni operanti anche sul territorio ma non aventi sede legale ci porta e poi ci pone di fronte all'interrogativo nel momento in cui ci saranno dei bandi in cui verranno messi a disposizione dei fondi e dovremo capire come regolarci con quelle associazioni, come sta la stessa discussione è stata fatta per le associazioni sportive, come regolarci nei confronti di queste associazioni che magari operano nel territorio ma che non fanno parte del territorio e che quindi in realtà a livello di punteggio, come poi abbiamo visto gli altri anni, non verrebbero considerate. Quindi questa parte in realtà sull'apertura dell'iscrizione al registro non dico che ci lascia perplessi, però lo sottolineiamo come elemento che potrà essere una questione dibattuta poi in sede di futuri bandi. Questo penso sia quanto per quanto riguarda Fratelli d'Italia. Anticipo un attimino solamente, tanto è inutile, faccio dichiarazione di voto dopo e prendo altri due minuti. Siamo favorevoli ovviamente con la modifica che abbiamo proposto tra dei, eliminando tutti e dei. Altri interventi? Prego Guido. Grazie Presidente, velocissimo per dire che il Presidente Giannone sta scrivendo l'emendamento e poi che il registro delle associazioni culturali serve a riconoscere chi c'è sul territorio e non è assolutamente direttamente correlato con l'emissione di bandi eccetera, quindi sono due cose totalmente staccate che non c'entrano niente, quindi questo problema non si pone. Grazie. Altri interventi? Non ci sono? Ok. Allora procediamo alla votazione del primo emendamento soppressivo. Scusatemi. Allora passiamo alla dichiarazione di voto. Mi scusi Presidente, prego. Siccome questo emendamento, che è solo una forma diciamo in italiano, diamo al Consiglio Giannone c'è il tempo di scriverlo perché va presentato va prima. Non c'è? Va bene. Che facciamo? Allora, interventi per la dichiarazione di voto? Soppressivo, avente ad oggetto allora, modifiche e aggiornamenti all'albo delle associazioni culturali del Municipio Settimo e alle procedure ad esso correlate. Interviene nessuno? Niente. Passiamo allora alla votazione. Allora, ecco, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. A nome del gruppo del Partito Democratico, diciamo, c'è oggi ci sono in votazione due atti, quindi questa dichiarazione varrà per tutti e due gli atti e per gli emendamenti che si stanno in questo momento discutendo. Avendo evidenziato già nelle sedi delle commissioni un'illegittimità da parte di questa giunta, in particolare in riferimento all'articolo 25 e all'articolo 27 rispettivamente comma 3 e comma 21 dello Statuto di Roma Capitale, ci chiediamo se l'illegittimità della giunta di questo municipio possa produrre e quindi portare in quest'aula anche degli atti che possiamo considerare o meno legittimi o illegittimi. A tale proposito, come Partito Democratico non parteciperemo alle operazioni di voto né oggi e fino a che purtroppo questa situazione non ritornerà in una legalità o comunque non si rispetterà
l'ordinamento vigente previsto dallo Statuto di Roma Capitale. Grazie. Allora, d'accordo, ne prendo atto e andiamo avanti con gli interventi per la dichiarazione di voto. Grazie. Prego. Se posso, Presidente, una dichiarazione di voto per tutti gli emendamenti complessivamente, così taglio un po' i tempi. È possibile? Sì. Noi naturalmente voteremo a favore di questi emendamenti, sono sorti in commissione, con l'ausilio anche degli uffici, che ci hanno dato una grande mano e che per questo vorrei anche ringraziare, e anche per la disponibilità stessa. E basta, grazie. Prego. Prego. Sì, rispetto a questi emendamenti anch'io sono d'accordo, vorrei però aggiungere una cosa, che quando si dice allora qual è la questa qui, ecco, l'inserimento di eventuali nuove associazioni nel registro avverrà con cadenza trimestrale anche in coerenza con la periodicità delle sedute dell'assemblea delle associazioni culturali. Ecco, voglio dire, perché poi agli atti, che questo è un emendamento, che è una proposta, che io ho portato all'attenzione del Presidente della Commissione, che l'ha accolta, e perciò oggi mi fa piacere che c'è questo emendamento correttivo che segue anche, ecco, l'indicazione che Roma Popolare ha dato in commissione, perciò questo ci fa piacere. Sente. Abbiamo terminato con gli interventi di dichiarazione di voto? No, perfetto. Allora, procediamo con la votazione per il primo emendamento, l'emendamento soppressivo, che ha per oggetto modifiche e aggiornamenti all'albo delle associazioni culturali del Municipio VII alle procedure ad esso correlate. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Niente. Ok. Come? Non partecipa. Allora, non partecipa. Allora abbiamo 15 voti favorevoli, allora i consiglieri Vidrotti, Ciancio, Biondo, pur presenti in aula non hanno votato, ok. L'emendamento risulta approvato, passiamo alla votazione del secondo emendamento aggiuntivo, che ha per oggetto modifiche e aggiornamenti all'albo delle associazioni culturali del Municipio VII e alle procedure ad esso correlate. Allora. Allora, procediamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, l'emendamento numero 2 risulta approvato, non con 15 voti favorevoli, non partecipano al voto Ciancio, Vidrotti e Biondo. Grazie.
Passiamo alla votazione del terzo emendamento, che ha sempre per oggetto modifiche e aggiornamenti all'albo delle associazioni culturali del Municipio Settimo, le procedure adesso correlate. Allora, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, l'emendamento risulta approvato con 15 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto e non partecipano al voto Ciancio, Biondo e Vidrotti. Grazie. Allora, adesso passiamo alla dichiarazione di voto della delibera emandata. Allora, chi interviene? Ci sono dichiarazioni? Prego. Grazie Presidente, molto brevemente. Noi naturalmente voteremo a favore e ci sono alcuni elementi che vorrei diciamo mettere in evidenza davvero in 30 secondi a supporto di questa votazione favorevole, e cioè che per la prima volta si introduce un meccanismo, cioè, di controllo e di aggiornamento dei dati delle stesse associazioni, con questi emendamenti nuovi, con l'aggiunta anche di una piccola descrizione, la messa in visibilità sul sito internet sia del registro sia della procedura per l'iscrizione al registro, perché abbiamo sentito molte associazioni culturali le quali ci hanno, e anche alcune che non sono iscritte, che ci hanno per l'appunto dimostrato il fatto che non sono poi riuscite a iscriversi perché non trovavano la pagina, quindi c'è l'avviso pubblico eccetera sul sito internet, e quindi questo è un punto. Quell'altro è sull'assemblea che abbiamo istituzionalizzato in modo che possa proseguire anche e passare questa, c'è questa consigliatura anche con la prossima, cioè in modo che questo rapporto tra amministrazione e territorio non si perda via via, e inserendo almeno 4 assemblee all'anno, quindi ogni trimestre essenzialmente, perché le associazioni tra di loro non si conoscono. Questa è una peculiarità che hanno, è una peculiarità che ci hanno, che ci hanno fatto osservare, e quindi sia per conoscenza tra di loro, per conoscenza con l'amministrazione e anche le scuole che non sanno, che vorrebbero attingere e a registro, ma i dati o non erano aggiornati o non lo trovavano, ci hanno dimostrato anche questa cosa qui. Quindi per tutte queste, diciamo, queste migliorie eccetera, noi approviamo l'atto. Grazie. Okay. Non è un dibattito, cortesemente. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Toti. D'accordo senz'altro su questa risoluzione, su questa delibera, scusate. Con piacere ho detto già in precedenza che era stata accolta la proposta d'Alternativa Popolare, è stata inserita una richiesta come emendamento da parte della maggioranza. Dei punti molto qualificanti, io vedo l'albo unico. Io quando sono arrivato in questo municipio, ricordo le prime riunioni a settembre, c'era ancora l'ex nono e l'ex decimo, non era stato unificato come settimo municipio, le attività culturali purtroppo negli ultimi anni sono state molto
carenti sia nell'ex nono sia nell'ex decimo e poi anche nel settimo municipio. E, io registro per ciò che raccoglie queste associazioni, un registro che chiaramente tiene conto di tutto il tessuto sociale, tutto il tessuto sociale del nostro municipio, un registro diviso per macro categorie, anche su questo in commissione espressi parere favorevole, perché ecco, è più facile poi una selezione mirata del municipio per queste attività che dovranno essere fatte in partnership con le associazioni culturali e per dare anche la capacità di fare rete tra di loro. È giusto, io penso, che non solo le associazioni nel territorio, ma associazioni che hanno un grosso spessore culturale della città di Roma possono anch'esse essere presenti con le loro proposte all'interno del nostro municipio. E poi ecco la visibilità nel suo registro, anche questo è molto importante, e poi anche l'assemblea, ed è positivo l'assemblea ogni tre mesi e l'esame delle domande ogni tre mesi, così insieme si può andare sempre con precisione a confrontarsi anche con i nuovi iscritti al registro. Perciò fondamentalmente mi sembra un miglioramento rispetto al passato, quando io sono arrivato, come ho detto, c'era ancora l'ex nono e l'ex decimo. Oggi è passato qualche mese, comunque si è arrivato a un'unificazione e poi alla costituzione di questo registro. Perciò voto favorevole. Grazie. Altre dichiarazioni? No? Nulla? Presidente, volevo... Prego. Chiedere se di dare immediata esecutività alla delibera, grazie. Sera. Di votare anche in merito. Dopo la votazione. Okay. Allora, non vedo altri interventi, quindi procediamo con la votazione dell'atto così emandato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, approvato con 15 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, non partecipano al voto Ciancio, Vitrotti, Biondo, pur presenti in aula. Passiamo alla votazione per l'immediata esecutività. Favorevoli? Oddio, contrari? Astenuti? È stata concessa, grazie. Allora, passiamo al secondo punto dell'ordine dei lavori, la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Pompei, Candigliota, Labiso, Tripputi, De Chiara, Ariano, Zitoli, Lazzari, Guidola, Zazzera, Giannone e Tosatti, avente ad oggetto attuazione degli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale di Roma Capitale in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione e digitalizzazione dei servizi delle strutture municipali. Relatore, prego. Grazie Presidente. Intanto colgo l'occasione
per farle i complimenti, dato che era la prima volta. Allora, questa diciamo risoluzione tendenzialmente è molto semplice, però è complessa in quanto fino ad oggi c'erano dei deficit per quello che riguardava e tutta l'archiviazione e quello che riguarda anche i numeri P, che purtroppo ci siamo resi conto che sono molto contati, e se qualcuno si connette un altro non può lavorare. Mettiamo caso sono 50, se c'è il 51esimo non può entrare. Questo ce ne siamo resi conto ultimamente, e questo è un grande problema, perché inevitabilmente poi c'è qualcuno che non può lavorare sul proprio terminale. Quindi dico, effettivamente è molto semplice perché basta poco, però effettivamente è molto, insomma, per chi deve espletare un lavoro. E la digitalizzazione, che è anche fondamentale, in quanto si vanno a risparmiare anche fogli di carta, insomma, quindi anche le spese di cancelleria. Non dimentichiamo che a Pomezia sono state risparmiate un bel po' di soldini, parliamo di 570.000 euro annui di spese di cancelleria. Sono riusciti, tramite tutti questi sistemi, a ridurli a 57.000 euro. Ora parliamo anno, eh? Io non dico che su Roma sono 2 milioni e mezzo, se non dico di fare almeno 250, ma pure già la metà già sarebbe tanto, insomma. Quindi, siccome già andiamo verso quell'obiettivo, perché l'agenda digitale di Roma 2016-2021 già lo prevede, e nella fattispecie l'abbiamo trattato sul tavolo di Roma Semplice, quindi è fondamentale cominciare a intraprendere questo percorso. Questa di fatto tende a dare una forza maggiore agli uffici amministrativi nel richiedere determinate cose. Faccio un esempio: io qua nelle risoluzioni finali, quindi nell'impegna, chiedo alcune cose che sono la strumentazione idonea per farlo, quindi scanner e tutto ciò che implica poi un qualcosa per facilitare anche il lavoro della parte amministrativa. E chiedo i numeri P e i corsi di formazione, che a oggi purtroppo non sono stati mai fatti, e questo è un problema, perché se andiamo verso questo diciamo inclinazione, dovremmo, se non altro, dare anche gli strumenti per poter eseguire al meglio ed espletare meglio il lavoro degli amministrativi. Ma una cosa fondamentale, ci siamo resi conto anche di altre problematiche, ecco perché siamo andati anche su questo, perché l'archiviazione è un grosso problema. A parte che qua parliamo anche di dematerializzazione, cioè nel senso che sono due cose differenti. L'archiviazione è quello che arriva nuovo, la dematerializzazione cioè quello che è vecchio, che spesso e volentieri veniva catastato nelle sale giù, e poi è successo pure che ci sono stati incendi e quindi sono andati persi tanti documenti. Quindi questo serve anche per il futuro, per andare a ricercare prima di tutto le cose in tempi minori. Mi ricordo, sono passato giù nell'ufficio consiglio e c'erano purtroppo delle segretarie che erano dovute andare dall'altra parte perché dovevano andare a prendere documentazioni, faldoni e quant'altro, e perdevano mezza giornata solo per quello. E quindi è un problema realmente. Invece, facendo un'archiviazione, con l'archiviazione e dematerializzazione, a quel punto basta richiamarlo sul computer e non ci sono problemi. Ciò che cosa comporta? Comporta anche uno snellimento delle procedure, ma anche a livello di riscossione, perché se arrivo io e devo, magari porto una pratica, quindi magari poi devo andare a rinnovare, il fatto che io vada a rinnovare, richiamo subito la pratica e so nel tempo necessario, pure per un discorso di pagamenti e riscossioni, anche quello è fondamentale. Quindi diciamo che
facendo una linea del genere noi andiamo a semplificare più punti, andiamo a semplificare l'operato per gli IP, che comunque la gente che lavora qua dentro possa connettersi senza problemi, senza considerare che se un giorno ci avremo anche lo streaming è un numero IP in più, quindi andiamo a peggiorare ulteriormente la situazione. E chiediamo ovviamente gli scanner, perché sennò altrimenti come fanno a diciamo fare questo tipo di archiviazione, e quindi andiamo a risolvere anche il problema dello snellimento della procedura, e nonché si suppone, cosa non dà niente, anche un risparmio a livello di cancelleria. Chiediamo peraltro anche le firme digitali, quindi voglio dire, cerchiamo di snellire quello che è tutto un iter che possa semplificare il lavoro dell'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono interventi? Prego consigliere. Abbiamo partecipato alla discussione nella commissione ad hoc, ci siamo astenuti in quella seduta per valutarlo meglio e per valutare meglio l'elaborato. Effettivamente crediamo necessario migliorare la situazione, soprattutto a beneficio degli uffici che oggi risentono particolarmente di attrezzature non idonee agli usi che devono essere fatti. Io volevo precisare solamente due punti. Il primo, quando parliamo di digitalizzazione lo facciamo a vantaggio della pubblica amministrazione e dei consiglieri che con la pubblica amministrazione, cioè con l'apparato, con le segretarie collaborano. E qui in particolar modo quello che dirò è a supporto anche di quelle commissioni che vengono chiamate appunto a garantire il controllo e la trasparenza degli iter amministrativi, quindi nello specifico la commissione controllo e garanzia. Ecco, per quanto riguarda, e questo faccio un piccolo inciso, premettendo che siamo d'accordo con la struttura generale dell'atto, noi abbiamo notato che per la controllo e garanzia effettivamente abbiamo necessità di un supporto maggiore. Ad oggi, nel momento in cui tutti gli atti saranno digitalizzati, nel momento in cui non avremo carte, cartine e quant'altro, sarà necessario attrezzarsi anche per le stesse commissioni, perché oggi nelle commissioni obiettivamente a volte non riusciamo ad ottenere i documenti. Parlo per la controllo e garanzia, che questo pomeriggio dovrà visionare delle determinazioni dirigenziali che sono sul sito del municipio, e lo dovremo fare con degli apparecchi personali, cosa che non è che mi dispiace, ma è evidente che 10 persone da un cellulare come questo sia molto difficile che possano valutare insomma quello che viene detto. Quindi questo è un po' una postilla che volevo fare all'atto. La seconda cosa è, e questa non so se è la sede giusta, ma io la faccio uguale perché parliamo di digitalizzazione, la copertura wifi del municipio. Perché se noi parliamo di digitalizzazione non utilizziamo, mettiamo anche, facciamo per il consiglio una cartella Dropbox, quello che vi pare, ma sempre su internet o sempre un collegamento sicuro wifi che non sia semplicemente una rete privata, noi la dovremo avere in qualche modo. Per entrare sul sito, per avere un computer che si collega, molti consiglieri hanno messo a disposizione anche le proprie apparecchiature, non ho problemi a portare un PC, ma dobbiamo avere una connessione wifi che funzioni per lavorare in queste condizioni. Nel momento in cui non ce l'abbiamo, va bene qualsiasi tipo di digitalizzazione, qualsiasi tipo di informatizzazione, ma servono gli strumenti. Da questo punto di vista ritengo insomma che la risoluzione apporti delle modifiche essenziali, ovvio che queste modifiche poi devono essere messe sul campo e devono essere anche a favore di chi tutti i giorni collabora e rappresenta, non come istituzione ma la pubblica amministrazione, per il bene dei cittadini. Grazie. Altri interventi? Prego. Sì, io penso che sia un discorso questo molto importante, e che voglio dire, il Comune di Roma, penso Roma Capitale, è in forte ritardo rispetto a questa trasformazione digitale, la digitalizzazione dei servizi, delle strutture, in quanto è da molto che è partito a livello mondiale questo discorso, a livello italiano non è che
oggi stiamo a scoprire qualche cosa, perciò voglio dire, intervento mio sarà brevissimo, andare senz'altro avanti a beneficio, ecco, degli uffici e soprattutto dei cittadini del nostro territorio, per i lavori che senz'altro anche delle commissioni, per un risparmio, come è stato detto anche in precedenza, perciò che si faccia, quello che noi chiediamo è che si faccia subito e si arrivi subito, a risultati tangibili. Grazie. Altri interventi? Allora, non essendoci altri interventi, passo alla dichiarazione dei voti. Prego. Dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni, allora passiamo direttamente alla votazione dell'atto. Favorevoli? Sì, sì. Contrari? Astenuti? Ma, perfetto. Allora, l'atto risulta approvato con 14 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, non partecipano al voto Ciancio, Vitrotti, Biondi e Stellitano, pur essendo presenti in aula. Grazie. Allora, non essendoci altri punti all'ordine dei lavori, sciogliamo la seduta e sono le ore 15:40. Grazie.